Benvenuti a tutti, siamo in compagnia di Ride, il nuovo gioco dell'italianissima Milestone. La software house italiana si è prefissata di creare su due ruote quello che è stato Forza Motorsport e Gran Turismo per le quattro ruote. E boh, direi di andare a dargli un'occhiata. Eccoci qua, con uno sguardo triste e perso nel vuoto. Graficamente sembra esserci, eh? E si parte! Ah, è sensibilissimo. Il framerate non è molto stabile, eh? È davvero difficile guidarla, porca vacca! Madonna, se scoda! E dai, dai, dai! Che c'è Garcia e il signor Caletti che... penso che sia quello del terzo piano, il figlio del fornaio. Non è molto realistico però, perché se io picchio contro un tizio così come faccio in Forza Motorsport dovrei volare via alla velocità della luce. Ci sono altre telecamere? Sì. Altre inquadrature, insomma. Dall'interno del casco! Madonna, è da fuori di testa! Infatti. No, non fa per me questa. Direi di tenere questa qui, anzi quella un pochino più distante, Quella da dentro il casco è proprio da mal di mare. Balla tutto. Oh, vado troppo vicino. Mi farò del male. Sicuro. Vibra tutto. Ah, ok, si riparte subito così. Come quel modello di guida di non mi ricordo quale gioco. Mi sembra MX vs ATV. Una roba del genere che in pratica con la levetta sinistra. Con la levetta sinistra guidavi la moto. Comandavi la moto. E con la levetta destra comandavi il movimento del pilota. E lì era già più realistico perché, appunto, moto e pilota hanno due movimenti differenti. Però era completamente da follia. Il senso di velocità comunque c'è, eh. Devo dire che c'è tutto. Perché, guardalo! Come sfreccio in queste località montane. Ma è una diga quella laggiù in fondo. Bella. Ma posso impennare? No, però posso tirarmi su. Ok, non posso impennare. Garcia, Gomez... No, che cado se lo tocco troppo. O divento cieco se lo tocco troppo, non si sa. Anche se il frame rate devo dire che dà un po' fastidio. Eccale. Porca miseria. C'è Tamagotchi che è sesto, attenzione. Sì, il frame rate è fastidioso. Io non riesco a guidare. Pare che sono volato via, che cos'era? Una trappola di Willy Coyote quella su cui sono andato. Ma colà faccio... Stavo pensando al freno a mano colà. Vaffancuffia però. Chi è il malato che ha pensato a questa telecamera? Maronne. Giorno. Dai che adesso recupero, cioè il rimontone, signori. No. Ma questa curva è... Non riesco a riavvolgere, ok. Perché... Hai visto come... Prima era ancora un attimo così, no, lui, poverino? Entra nella moto. E poi si lancia tipo Superman. Io la porto così, quasi. Frena. Attenzione, chi è quello lì? Pazzo! Almeno fa finire decimo, almeno. Moore già prima mi ha distratto. Sono picchiato contro il Moore prima. La smetto di fare queste battute. Dai, almeno. No, decimo forse di nuovo. No, come l'ha fatto? Ma porca, vedi, anche lui fa porca. Decima posizione. Hai appena guadagnato i tuoi primi crediti. Sì, ma anche i miei primi punti in faccia probabilmente. Guardalo lì. Milestone, dai. Riavvio. Ok, è il momento, il momento della verità. Sono assetto alto. Vai, ora. No, dai, salle. Se non sai le cose, salle. E davanti c'è anche Rossini, che è uno che beve. E Rossi, ho superato Rossi. Minchia, primo, non ci crede. Il signor Milestones non ci crede. Non ci sto però. Questa la vinciamo, signori. No. No, cos'è? Volato via. No, lì tocca proprio. No. Uè, torna indietro. No, non può. Come? Uè. Il signor Moore, Tamagotchi. Lo yogurt qua davanti. No. Sinistra. Vai a sinistra, imbecille. Ma vaffan. Ci siamo, la musica incalza. Rallentiamo, piano. Vai, di nuovo primo. È bello che le freccioline per terra azzurre si alzano quando diventano rosse. Proprio per dirti rallenta. No, e qua non me lo dicono mai però. Sta curva bastarda, proprio sta curva bastarda. Adesso rallento tantissimo, voglio vedere. La faccio a spinta, la faccio questa curva. Ma guarda, come fanno loro qui? Il signor Rossini citta, è ubriaco. Sicuro, vedi, Rossini più 1 e 101 è il tasso alcolemico probabilmente. Guarda, non si vedono neanche in fondo, grande Miles. Miles è un bel nome, mio figlio lo chiamerò Miles. O forse Stone, non lo so ancora, forse Stone. Graficamente non è male il gioco, solo che ha un framerate davvero fastidioso. Beh,
Poi dopo aver giocato ovviamente ad Halo o Dark Souls eccetera, che sono tutti a 60 frame, in effetti agli occhi dà parecchio fastidio. Devo andare piano qua perché se, non posso poi fare il rewind subito e mi fotte tantissimo. Quella curva che sembra azzurra e invece poi non è azzurra, rallento tantissimo e la faccio lontano dalla terra proprio di chilometri. Rossini, tasso alcolemico sempre più alto, signori. Primo, guarda, si alza in piedi, sviolinata e va a fanculo, sia a Rossini che a Rossi. E io farei una cosetta adesso, visto che comunque ho vinto, sono figo, eccetera. Riavvierei, vediamo se mi fa andare indietro. Se non mi fa andare indietro, quitto subito. Che brutta cosa. Si tenga pronta, ambulanza, si tenga pronta. Arrivano. Eccoli. E c'è il sorpresone, il vostro caro Milestone. Boom, madonna. Voglio il rewind. Ma scusa, ma non è caduto? Ah no, ma questo qua non è quello che mi ha colpito. Eccolo quello che mi ha colpito. Ah, ma due, ma sono rimasti così. L'altro se ne va via così. Ha deciso che se ne va via facendo finta di avere la moto. È air biking. Questo qua si spezza un braccio in avanti. E poi anche lui decide che andare a far finta di avere una moto sotto il culo sia la cosa migliore. Quindi io direi di riavvolgere tutto e rifare la cosa. Pam! Questo mi ha colpito. La moto schizza via. E io rimango lì. Dai, seriamente. La fisica, signori. La fisica.